Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci, rispondo subito alla domanda. Sì, sono io quello blurrato. Infatti, vedi che ho fatto la reazione in tempo reale. Sì, sono io che mentre provo gli effetti che non vanno e poi mi chiedo perché non va il comando, cos'ha il comando, che problema c'è. Poi c'è proprio CloudBot, c'è un interruttore generale spento e quindi. C'è un po' come accendere tutti gli elettrodomestici e controllare uno a uno e avere il contatore staccato, cioè, vabbè, non l'avevo notato e quindi non partiva. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Tutti al fresco, eh? Fresco, ragazzi. Io sono un mese che sto facendo corsi in aziende che hanno tutti i problemi col condizionatore, quindi ho un'estate calda. Eh no, non è un video registrato, ho seguito un tutorial che mi ha spiegato come mettere le barrettine della musica, come mettere la camera oscurata, però ha i suoi rischi, in effetti, quindi avere un qualcosa di preregistrato è meglio perché tipo la settimana scorsa mi hanno visto che dietro l'effetto vetro mi stavo, come dire, pulendo il naso, stavo pulendo i divani e... E mi hanno pizzicato, ugualmente, anche se si vede poco, mi hanno beccato che stavo facendo una pulizia accurata, come dire. Non capisco come mai. Ah, si è bloccata la chat che non vedo comparire messaggi di Holistic per qualche motivo. Ma no, non me li sta filtrando. Ah, no, uno c'è, quindi c'è scritto ecco le prove, quindi boh. Non so come mai non si sta aggiornando la chat. Questo Twitch è un disastro. A meno che non ci sia un'attesa forse questo devo decidermi a configurarlo prima o poi questo CloudBot che fa dei filtri sui messaggi probabilmente entro qualche secondo. Ok, come va? Come va? La mia voglia di ferie sta assumendo. Hanno clippato. Non lo so se hanno clippato, spero di no, anche perché so, non è che sia bellissimo, però c'è il VOD proprio all'inizio, quindi andando a vedere sicuramente qualcosa esce fuori. Ah, vedi che adesso i messaggi arrivano. E allora, che sta a fa? Qui abbiamo sempre. C'è un delay. Che problema c'ha? Dropped frames. No, niente di che. Era solo un delay più del dovuto. Ok. Ero io che vedevo tutti in ritardo. Boh, perfetto. L'importante è quello. L'importante è che non ci siano problemi di alcun tipo. Dicevo appunto, sono impegnati in corsi e non c'è mai un condizionatore che funzioni. Faccio dei corsi grondando sette camicie perché, tra l'altro, a me basta scendere dalla macchina che dal fresco passo al caldo, poi entro al fresco del reception, poi al caldo perché non va il condizionatore nella stanza. Poi, quando si esce super caldo per andare a pranzo, freddo del ristorante caldo dell'esterno, cioè oggi avrò fatto almeno 4.000 escursioni che ci voleva lo zaino dalle grandi escursioni termiche che ho fatto, ma un disastro, quindi cosa impariamo stasera? Bella domanda. Ma non lo so, io non ho preparato niente, voi avete delle proposte, facciamo un 3-7, facciamo un ce la giochiamo a carte, come diceva, o a braccio di ferro. No, in realtà qualcosina da qualche parte dovrei aver messo, però adesso non mi ricordo più la cartella e quindi ho un po' di file da archiviare. Cosa che avevamo fatto la volta scorsa? La volta scorsa avevamo iniziato a fare un po' di funzioni e abbiamo visto un po' di parametri, mi ricordo questo. Ok, quindi in questo caso la cosa che forse dovevamo guardare, iniziare a guardare,
Andiamo a braccio, esatto. Beh, questo sì, perché non riuscirei a preparare un tutorial, come dire, andare in altro modo diventerebbe troppo complicato. Però ecco, una delle idee che avevo è che per certi argomenti, anche non solo Python, non solo Delphi, adesso volevo vedere alcune cose su C Sharp, perché vedo che mi sarebbe utile costruire degli esempi da poter usare in vari corsi e così. Quindi sì, mi ricordo, mi è tornata la memoria tutto in un botto. È stato un momento di out of memory, poi sono tornato in memory e quindi a quel punto mi è venuto in mente cosa stavamo facendo. Dicevo, fare degli esercizietti o degli esempietti sulla programmazione oggetti, che è una delle cose che mi fanno spiegare più spesso, anche se è un po' strano, perché mi verrebbe da dire: cavolo, nel 2022 la programmazione oggetti, basta, basta programmazione oggetti, nel senso dovrebbe essere già, però mi rendo conto, sì, che c'è ancora persone che migrano da linguaggi dove non c'è la programmazione oggetti, .NET si trovano in difficoltà, .NET è un altro linguaggio, C Sharp, in Delphi, in JavaScript, e quindi è sempre bene avere qualche esempio. Io di solito li costruisco un po' al volo, però ogni tanto mi rendo conto che mi scordo qualcosa oppure faccio qualche volo pindarico e quindi, come dire, meglio adottare qualche altro. Oh, ciao Beppe, vedo che sono gialli, alcuni rossi, vedo i vostri nick colorati qui. No, sullo schermo compaiono, invece nella chat sono tutti colorati. Quindi, che facciamo? Che facciamo? Questa sera, diciamo, volevo vedere un po', ciao Beppe, un po' di moduli, importazione dei moduli, cioè il fatto di iniziare a splittare quello che abbiamo scritto, cioè le funzioni, in file differenti. Quindi, perché scrivere tutti in un file diventa un po' ovviamente ammassante, non è proprio il massimo, e quindi iniziare intanto a dividere quello che abbiamo fatto su diversi file, quindi non fare più un solo file, ma vedere come importare cose da altri file Python, quindi iniziare a lavorare su più file e le varie modalità di importazione, perché alcune mi ricordo, adesso un po' di lapsus. Però sto veramente, c'ho troppi linguaggi in testa. Sono molto interessanti, cioè si possono creare degli alias per il modulo, quindi vedere tutte le funzioni sotto un unico, diciamo così, ombrello, oppure importare funzioni singole, importarle cambiando il nome. Ci sono un sacco di modi con cui, da un modulo, e quindi, perché quelli che abbiamo scritto sono moduli, gli script, possiamo importare dati che sono in altri script, e quindi fare questo tipo di giochino, iniziare un po' a avere una programmazione modulare, anche perché l'intento poi sarà quello, una volta che siamo skillaci, di importare magari dei moduli che andiamo a scaricare da fonti esterne usando qualche package manager. E quindi, come dire, usando qualche tool, recuperando package fatti da gente brava, che non sono io, e poi usare quelli nei nostri programmi, e quindi iniziare a usare qualche libreria di terze parti un pochino più cazzuta, che abbia qualche funzionalità che sia un po' meglio delle nostre pizze, nomi utenti, tutti quegli dati di esempio che usiamo, nomi di macchine, che ormai ho esaurito anche la fantasia, non so più che cosa usare. Quindi intanto io mi vince un for all, per favore non spammare troppi simboli, addirittura non so cosa ti abbia. Un messaggio è stato eliminato, c'è l'automod che è un po' severo, quindi un po' di cose le ho rilassate, solo che non ho rilassato tutte, a volte interviene, quindi non so, magari hai scritto una cosa che aveva senso, perché è sempre legato a un contesto di linguaggio naturale, però
Il moderatore automatico ha pensato che ci sono troppe emoticon, troppi simboli e quindi è troppo rigido, ma io non riesco a vedere, non c'è una coda di moderazione dove io posso vedere, per dire, i messaggi e eventualmente lasciarlo fluire, come si suol dire. Messaggi eliminati. 8 messaggi sono stati eliminati da un moderatore. Il messaggio era buonasera a tutti. Ah, te l'ha moderato. A me sembrava abbastanza normale come messaggio. Bah, chi lo sa, come vedi ride, vedi qui, vedi là. Cazzo, lo follower disattivata, modalità limitata disattivata. Cioè, ho una modalità che è un buco di sicurezza. Potrebbe scrivere anche a momenti chi non è iscritto, e quindi non lo so. Non lo so come mai è stato così, però l'importante è il pensiero, come suol dire. Ah, che magari a volte, come dire, mi elimina della roba che va tenuta e quindi va un attimo configurato. C'è troppo silenzio, ma perché non ho riattivato la musica. Adesso la riattivo, non troppo alta, sennò finisce che ci dà troppo fastidio. Quindi direi passiamo a uno schermo più adatto a scrivere codice, ahimè, che è questo, quindi una certa tipo di carattere Unicode, può darsi che ci sia qualche cosa che non quadra. Allora, andiamo, ingrandiamo il font, è proprio veramente da ciechi, quindi. Per cui parliamo di moduli importazione. Che esempio potremmo fare? Io qui ho qualche file, ma non mi ricordo. Ah, ok, avevo provato a fare un modulo mettendoci delle funzioni con l'idea poi di esportarle. E quindi, come dire, usando dei dizionari, usando varie modalità, ma in questo caso le funzioni non devono necessariamente avere uno scopo. Avevo fatto allora, preparo intanto una cartella, così la chiamo 08 imports, ok, e faccio un modulo che chiamiamo pizza. Ma che novità, pizza maker, no, pizza va benissimo, dai. Così non ci sono ambiguità, è un nome abbastanza semplice. L'obiettivo di questo modulo non è il solito, quello di, come dire, andare a scrivere, come dire, il programma principale, ma è quello di mettere dentro, vedo qui che c'è questa cosa che si colora, non lo so, spero che non ci siano problemi di connessione, però visto che poi le registrazioni vengono bene, quindi bah, chi lo sa che cosa sta facendo in quel momento. Comunque vabbè, dicevamo, l'obiettivo è quello di mettere in questo modulo delle funzioni, quindi scrivere praticamente solo le funzioni e andare poi queste funzioni a importarle in altri file dove ne facciamo uso. Ok, quindi questo è giusto per riprendere un po' quello che abbiamo fatto l'altra volta. Se vogliamo andare a scrivere una funzione, la possiamo scrivere in questo modo, def. E questo ci consente di definire intanto una funzione, e poi la chiamiamo ad esempio make pizza, fai una pizza, e qui dentro possiamo passare una serie di ingredienti, ad esempio separati da, come dire, da virgola, e quindi avere un parametro, i cosiddetti parametri aperti, cioè usare quella famosa notazione che abbiamo visto con l'asterisco, tipo toppings, la farcitura,
in modo da passare un elenco di valori che poi vengono raggruppati tutti all'interno di una lista, di una tupla, comunque di un contenitore che li contiene tutti. Adesso dovrei ripassare di nuovo anch'io. Quindi qui faccio la funzione, metto un pass, giusto per avere un minimo di corpo della funzione, e questa è la mia funzione, quindi una di quelle che andrò a fare. Poi per esportare qualcos'altro farò anche una sorta di overload tipo make pizza with size, dove metto anche la dimensione della pizza, quindi ci scrivo una cosa del genere, size, e poi toppings, raggruppo i miei ingredienti. E in questo caso ho fatto le mie due funzioni. Mettiamoci un po' di codice. Allora, per fare le cose fatte bene bene bene, c'è quel famoso commento con quelle triple virgolette all'inizio e alla fine che consentono di documentare la funzione, cioè di scrivere ad esempio a cosa serve. È una sorta di XML doc o Java doc, cioè molto simile. Qui potremmo scriverci stampa la lista degli ingredienti richiesti per la pizza, questa roba qui. Quindi qui al posto di pass, questo è il corpo della funzione. Io quando sono un attimo in difficoltà ci butto quello e poi vado a ragionare in un secondo momento. Qui cosa facciamo? Stampiamo lista degli ingredienti, ok, e poi facciamo un ciclo for t in toppings, due punti, va a capo, print, stampiamo un tab e poi stappiamo. E sappiamo anche, io sto andando avanti, sto brindando a Polase in questi giorni, quindi sono messo e poi stampo una riga vuota, lascio uno spazio. Questo potrei farlo anche di là. No, dai, questo facciamo senza. Poi ho la make pizza with size, che è stampa la lista, cioè stampa la dimensione della pizza e la lista e gli ingredienti richiesti. 1, 2, 3. E questa è la nostra documentazione, così molto easy, molto. Quindi qui scriveremo print, facciamo preparazione pizza con questi ingredienti. Qui scriviamo preparazione pizza di dimensioni, poi dovremmo importarci dentro il parametro, quindi mettiamo questo size con questi ingredienti. Sentiamo un fruscio, pensavo fosse il microfono che sta sbalinando. Ogni tanto si frizza, e lo vedo qua però in questo caso non c'è niente di aperto, quindi non so cosa potrebbe essere. Si vede che è proprio la connessione che questa sera non ne vuole sapere. Boh, qui sembra tutto a posto. Vedo anche che ci sono dei dropped frames. Forse è un problema di latenza, potrebbe essere, quindi. Ah, si è addirittura connesso e riconnesso, quindi. Allora, provo un attimo a vedere se riesco a cambiare le impostazioni sulla latenza, anche se non ho fatto modifiche da quel punto di vista, quindi sembra sempre strano che ci sia qualche rogna, però o stiamo streamando in tanti o non so che problema c'è, però adesso vado a vedere. Canale, impostazioni. Dashboard autore, impostazioni.
Instabile, instabile. Adesso usiamo il Twitch Inspector. Perso, perso. Ah, mannaggia, mannaggia. Vedo se riesco a ottimizzare perché c'è un inspector. Ah no, è uno strumento complicato questo. Impostazioni, stream. Ok. Proviamo a fare questo cambiamento e poi vediamo se, come dire, qualcosa si migliora. Ok, vediamo se. Vediamo se ora regge. Sono ricomparso magicamente, perché no, non vedo neanche le notifiche quando mi dice che si ricollega, quindi vediamo se così è più stabile. Ok, sia audio che video. Allora, poi darò un'occhiata a questo Twitch Inspector che fa questa operazione di. Però se ok, io vedo l'icona sempre rossa, ma forse poi cambia colore tra un po' e dovrebbe essere. Però vedo che oscilla parecchio, quindi boh, ci sarà qualcosa che. Interferisce, ci sarà qualcuno che sta usando il microonde e magari sta cuocendo la cena e il microonde. Ok, proviamo intanto ad andare avanti e poi vediamo. Poi mi farò una live di prova, in questo caso una di queste sere, fatto apposta come prova tecnica, e quindi userò come cavie per vedere che tutto funzioni correttamente. Allora, dicevo, lasciamolo un attimo andare, poi vediamo se chiaramente si riverifica il problema in toppings, perché non bisognerebbe usare il wifi per fare le. So che io il modem ce l'ho un pochino distante, magari il problema è anche questo, quindi può essere anche quello che, come dire, dà un po' da fare, però vabbè. Barra T. Quindi stampiamo anche qui un tab, stampiamo questo, non mi viene evidenziato per qualche strano motivo, ma va bene. Allora, l'obiettivo qui non era fare, come dire, chissà che, cioè metterci a fare queste cuffie. Metterci a fare delle funzioni complicatissime. L'unico è. Ho creato solo un paio di funzioni perché voglio vedere quali sono le varie modalità con cui io posso importare, andare a importare queste funzioni da un altro modulo. Allora, in realtà le modalità che io mi sono annotato, ma poi mi scordo come dire, come si fanno. Allora, la parte più semplice che io posso fare, allora questo si chiama pizza, ok. Faccio un nuovo modulo perché adesso l'ho sempre fatto, ma in questo caso lo vado a fare apposta perché questo sarebbe il modulo in cui si va a utilizzare quelle funzioni. Quindi l'obiettivo è fare un'importazione e vedere come funziona. Tutto quanto, quindi ho diverse possibilità. Partiamo da quella più, come
più semplice che è abbastanza banale, quindi facciamo 01 import, così gli do una numerata, così sappiamo che questo è quello più semplice. Quindi questo è il mio modulo di funzioni, potrei averne n ovviamente, quindi questo è il mio modulo dove devo usare le funzioni che ci sono in pizza. L'importazione più semplice che posso fare è scrivere import pizza, che tra l'altro mi viene proposto qui nell'elenco. Quindi PyScripter fa egregiamente il suo lavoro. Questo import pizza banalmente mi va a recuperare da questo modulo tutti i contenuti. Quindi questo è il nome senza estensione, quindi l'interprete mi tira dentro apparentemente tutto quello che c'è all'interno del modulo pizza, sotto come ombrello il nome pizza stesso, cioè se voglio chiamare le funzioni che ho definito qui, make pizza e make pizza with size, devo scrivere pizza punto make pizza ad esempio, e posso chiamare la funzione passiamogli un po' di roba. Funghi, pomodoro, formaggio, cipolla, quindi roba dietetica. La mando in esecuzione, così vediamo se succede qualcosa, e direi che qualcosina ha fatto, perché vedo preparazione pizza con questi ingredienti e mi ha elencato tutti gli ingredienti. Quindi lui correttamente è andato a chiamare la funzione che ho definito. Quindi se commento questo, immagino che e lo lancio, immagino che se ne frega, l'eseguo lo stesso. Sei, aspetta che magari mettiamo quello remote che ci dà qualche informazione in più. Ah, ok, infatti, non ho salvato il file, ecco perché. In questo caso mi dice che pizza is not defined. Ok, mi sembrava strano, come se faccio import pizza e lo lancio, a questo punto funziona. Ok, ero stato un po' troppo irruente, non l'avevo ancora salvato. Quindi beh, questa è un'importazione abbastanza comoda, quindi make pizza, come si chiamava, with size, che è questa qui. Che gli passo boh, large, l'ho definita come di dimensioni. Ah, ok, qui gli metto un paio di virgolette, così almeno facciamo la pizza baby, via, pizza dimensioni baby, e poi ci mettiamo funghi, prosciutto, lardo di colonnata, no, zucchine e grana, tiè. Quindi importazione semplicissima, import nome del file senza estensione, mi va a creare anche contemporaneamente un identificatore col quale io posso dare un nome a questo contenitore, scrivo punto e posso accedere a tutte le funzioni che sono all'interno di quel modulo. Quindi lo importo esplicitamente in modo che l'interprete sappia che deve prendere in considerazione anche quello, e il nome mi funge, appunto, funge anche da contenitore delle funzioni. Un'altra modalità, quindi questo è un modo, non ho provato, beh, lo provo dopo, è usare invece una sintassi con l'alias. Quindi possiamo anche fare un'importazione e creare un nuovo modulo. Testiamoci in questo caso l'alias, ovvero 02 alias, cioè quello che voglio testare. Allora prendo questo codice, perché il codice alla fine è lo stesso, con una differenza, ovvero che invece che fare import pizza banale così, io scrivo, magari non mi piace il nome o il file ha un nome molto lungo, import pizza as p. In questo caso, allora, non dovrebbe funzionare, perché
faccio un clear, provo all'interprete a fargli eseguire il codice e mi dice pizza is not defined, perché quel SP dovrebbe aver creato un alias. Quindi se faccio import pizza, pizza va bene come nome sia del modulo e patatine, giusto? Quella è la Würstel, Würstel e patatine, mettiamoci come modulo, ma sia anche come dire, anche come nome del contenitore di queste funzioni. Al contrario, se metto ESP, dovremmo avergli dato un alias, cioè importiamo questo modulo, però invece che usare pizza come identificatore, lo rinominiamo in fase di importazione e tiriamo dentro questo P. Se glielo faccio eseguire, adesso le funzioni vanno a buon fine e quindi in questo caso è quello giusto. È il modo giusto. Sì, è utile, chiaramente sempre bisogna stare attenti a non fare collisioni tra i nomi. Forse questo è molto corto, ma rende l'idea perché magari se ho tante funzioni da richiamare, può essere conveniente, se il nome è lungo, provare ad accorciarlo un po'. L'importante è che sia sempre leggibile e questo è, come dire, è l'importante. Import pizza SP. Un altro modo che ho di fare un'importazione. Nel frattempo vedo un messaggio su WhatsApp, non voglio andare a vedere, ma è mia madre che è in vacanza e essendo in vacanza a quest'ora mi manda le foto dei grigliati di pesce del ristorante. Quindi appena è finita la live gli risponderò come si deve, che mi manda 03 su WhatsApp le foto delle grigliate, ma accidenti. 03, allora in questo caso facciamo un'importazione in realtà selettiva, non saprei come scriverla, import star, tanto perché questa è, poi spiego il perché dello star, cioè possiamo anche scegliere da un modulo se importare tutto come abbiamo fatto prima e all'interno di un ombrello, quindi diciamo pizza o pizza come SP con un alias. Quello diventa il contenitore delle nostre funzioni, sembrano quasi metodi di una classe, pensarci bene. Però possiamo anche in realtà importare delle funzioni singole, individuali o comunque importare all'interno, come se le avessimo scritte qui, le funzioni scegliendole per nome o comunque dando delle indicazioni più o meno precise, ovvero un altro modo che possiamo usare è dire from pizza, quindi gli diciamo from è il nome del modulo, import, e questa sintassi cambia un po', nel senso che a differenza della precedente gli diciamo da dove stiamo importando e dopo import diamo delle direttive, cioè selezioniamo che cosa vogliamo andare a importare. Ad esempio, se metto import asterisco, vuol dire importo tutto. Quindi uno mi dice ok, quindi è come prima. No, perché non c'è più il contenitore, ovvero from pizza import asterisco vuol dire tutto quello che c'è in pizza me lo importo come se facesse parte, per dire, per esemplificare, di questo modulo. Quindi make pizza, pomodoro, mozzarella, rucola. Le funzioni le posso chiamare in questo caso piccola, e poi mettiamo di nuovo pomodoro, aiuto, scusate, prosciutto, salsiccia, eccetera, eccetera. Import asterisco vuol dire tutto ciò che c'è all'interno viene importato un po' al primo livello, come se fosse dichiarato in questo modulo e quindi non ho più il mio contenitore, almeno per il momento, almeno con questa sintassi. Questo potrebbe essere utile per certi versi se magari ci sono poche funzioni, se non voglio dargli quel prefisso, quel contenitore, e quindi per me è più comodo l'altra versione perché quantomeno
ho un identificatore che mi consente, mettiamo che io inizio a importare veramente una quantità di moduli abbastanza rilevante, il fatto che ci sia qualche nome che cozza, non è un'eventualità così probabilmente così remota, quindi io lo userei con cautela, soprattutto quando mettiamo un asterisco, anche perché noi importiamo tutto da un modulo, mettiamo che il modulo venga aggiornato e aggiunga una funzione in più che ha un nome che cozza con quello di un altro modulo che stiamo usando, di punto in bianco funziona più niente. E tra l'altro non è che io sappia, non è che Python ci dice attento che stai importando due funzioni, l'ultima scavalca la prima, dovrebbe essere, cioè praticamente una viene sovrascritta dall'altra, quindi non ci sono, bisogna stare un po' attenti da questo punto di vista. Quindi questo import possiamo anche tararlo in modo più preciso per importare qualcosa di più specifico. L'esempio possiamo perso. Ha riperso. Eppure qui sembra tutto a posto. Non c'è neanche notifiche che mi dicono. Allora. Facciamo un tentativo. Ah, qui proprio non va più. Proprio a zero.
Ok, proviamo così e vediamo se è più stabile. Adesso ci abbiamo il cavo, quindi ci abbiamo il cavo di rete. Non più il wifi, quindi vediamo se cambia qualcosa. Se non cambia nulla, mi sa che il problema sia da ricondurre a... No, ma cioè il transfer rate c'è tutto perché è stabile, a volte ha questo calo, cioè brusco proprio tum, zero, e sta a zero per secondi, cioè non è che cioè, vedo il bitrate che è basso, che non ci sta dietro, cioè, adesso ad esempio è tranquillo, sono poi 6 kilobit al secondo, sì, non sono pochi, però come costanza. Però, boh, a volte vedo che fa dei tracolli, va a zero e sta a zero per minuti. E, boh, e quindi o il wifi che è ballerino, oppure c'è qualche altro problema, però mi viene da dire che di solito potrebbe essere il wifi effettivamente che cioè, è veloce, però tra l'altro il 5 GHz, che è quello più veloce, ma è anche quello... meno, come dire, meno robusto dal punto di vista di superare gli ostacoli, quindi magari boh, adesso vediamo. Se sei tornato, beh, se sono tornato adesso è un'ora che dico cose, spero di essere tornato anche prima, però proviamo. Cioè, l'andare e tornare non è un problema, il problema è rimanere sul posto. Speriamo che adesso funzioni correttamente e quindi che dire, ho perso anche forse qualche commento perché qui non lo vedo. C'è un Mr. K che non volevo scammarti, ma mi è proprio scappato. Benvenuto, se sei ancora qui perché c'è stato un po' di problemi e quindi, come dire. Adesso speriamo che siano più o meno risolti. Vedo dropped frames a zero. Vediamo. Adesso è stabile, quindi boh, speriamo bene. Che stavamo a D? Che stavamo a D? Ok, questa roba qui. Quindi in questo caso abbiamo fatto un'importazione flat, cioè abbiamo scelto il modulo e abbiamo detto importa tutto. In questo caso viene importato ma senza quel prefisso. E quindi se importiamo indiscriminatamente tutto da altri moduli quando li useremo, il rischio è quello di avere, adesso provo a averla a dire anche di rilanciare la musica se non ci dà da fare, e il rischio è quello chiaramente di creare dei conflitti perché se abbiamo delle funzioni con lo stesso nome ci pestiamo i piedi perché l'ultima è quella che vale, quindi potrebbe succedere, come dire, il patatrac, per cui bisogna stare attenti. Che alternative abbiamo? Beh, questa sintassi direi è in un certo senso interessante se noi iniziamo a importare selettivamente, ovvero selezioniamo delle funzioni nello specifico che vogliamo importare, quindi non andiamo a importare tutto, ma mettiamo un elenco di ciò che ci interessa. Ad esempio, come lo facciamo? Wifi che sovrappongono. Sì. Tra l'altro, l'altra sera mi è capitato a proposito di wifi il caso stranissimo che io non sapevo, ma ho letto che è tutto lecito. Cioè, mi è andata giù la connessione a 5G e ho detto e non tornava su dopo qualche minuto c'era scritto disabilitato perché è stato rilevato qualcosa di prioritario che blocca questa banda. E ho detto, ma che state dicendo? Cioè, cosa vuol dire? Ci sono i canali, ci sono. Sono andato a leggere e ho scoperto che di leggi modem hanno un rilevamento che se scopre che c'è qualcosa tipo 5 GHz che occupa la banda di tipo militare o cose di questo tipo, cioè dei dispositivi di sicurezza conosciuti, autorizzati, che occupano la banda, lui deve spegnersi e diventare neutrale, cioè deve, come dire, lasciar lavorare e dopo 10 minuti controllare se sono ancora attivi. Se
se non sono attivi torna online, se invece sono ancora attivi ti tiene sempre spento perché io ho le due bande separate, i 5 GHz e 2 GHz, e io questa cosa non l'ho mai saputa e quindi era proprio esplicitamente indicato, c'è cioè scritto che il modem teneva spenta la banda proprio perché c'era questa condizione, quindi chissà, boh, magari stavano facendo qualcosa su quella frequenza e quando lui rileva lui si mette in ERT. Il modem è buono perché è un Fritz, infatti ho rifiutato quello di Telecom, ho preso Fritz e rispetto a quello che avevo già di Telecom per la fibra va almeno diciamo un 50% più veloce. Solo con modem, quindi figuriamoci per il resto. Quindi, come dire, si impara sempre qualcosa di nuovo anche in questo caso. No, può anche darsi sì che essendo poi magari all'interno di un condominio, essendoci molti evoluti, pieni di wifi, vedo che c'è un sacco di connessioni. Poi adesso con il Prime Day arriverà una caterva di dispositivi. Può darsi che la banda sia un po' inflazionata a tutti gli effetti, quindi meglio usare in un certo senso una connessione cablata, che con questo siamo sicuri. Anche se è un cavo di diversi metri, quindi torno nel problema che avrà una dispersione immane, però al momento sembra funzionare. Bando alle chiacchiere, torniamo al nostro problema, quindi import functions oppure import, diciamo un'importazione selettiva, quella che vorrei fare, ovvero qualcosa del tipo non from pizza import asterisco, cioè importiamo tutto, ma scegliere cosa importare, tipo make pizza. Ok, quindi andiamo a importare una funzione sola, quindi come per l'asterisco potremo scrivere una chiamata a funzione come abbiamo fatto qui, già che uso lo stesso codice altrimenti perdo un'ora sola a scrivere degli ingredienti. Questo ovviamente no, non l'abbiamo importata quindi non potremmo usarla, ma facciamo una prova con questa sintassi. Mi dice che make pizza with sides is not defined, quindi questa va a buon fine quando arriva qui, però volendola potrei aggiungere all'elenco delle cose che importo mettendoci una virgola e aggiungendo anche questa all'elenco delle funzioni importate. Quindi in questo caso vado, come dire, selettivo, faccio un elenco e quello che metto viene importato al primo livello, quindi senza quel cappello che posso creare con il contenitore con nome pizza o col suo alias. La cosa carina di questa roba è che io posso fare anche un'importazione con alias anche di queste singole funzioni. Cioè, magari questa mi viene troppo lunga. Potrei dire, se non ricordo male, make pizza vs, non lo so, se provo a eseguirlo vediamo, mi dà errore perché mi dice make pizza with sides non è definito perché io con questo as la importo ma la rinomino, quindi ce l'ho al primo livello ma il suo nome dovrebbe essere abbreviato così e infatti adesso funziona, quindi posso importare tutto sotto un nome che è il nome del modulo, importare tutto quello che c'è nel modulo sotto un nome che è un alias che definisco e quindi uso la sintassi contenitore punto e quindi modulo oppure alias del modulo punto funzioni, oppure dico from modulo e scelgo importo tutto, prendo tutte le funzioni indiscriminatamente. Se inizio a linkare, parlo poi di funzioni, ma posso importare probabilmente anche una marea di altre cose, classi. Posso importare quello che c'è dentro. Se inizio a fare degli elenchi, vado a fare un'importazione selettiva, quindi inizio a come dire, a selezionare quello che voglio importare, faccio un elenco. Se mi serve una funzione, effettivamente ci sta che io dica importa quella funzione perché se non ho bisogno di tutto il modulo
ci sta come scelta. Se poi ho dei nomi così lunghi e li voglio abbreviare, posso mettere un alias per la funzione in fase di importazione. Quindi, come si suol dire, tutto molto bello, insomma, alla fine era giusto per testare un po' queste varie modalità e vedere come da altri file, questo perché noi abbiamo scritto sempre tutto in un file, però se iniziamo a fare delle applicazioni di una certa dimensione diventa un po' dura mettere tutto su un file. Magari abbiamo delle funzioni di utilità, abbiamo delle funzioni di business logic, abbiamo delle funzioni, e poi soprattutto non voglio sempre e solo importare quello che scrivo io, ma un domani vorrei importare anche qualcosa che proviene dall'esterno, e quindi queste sintassi ci saranno senz'altro utili per fare quel tipo di lavoro. Close all, oh, ma come comodo questo menu qui, perché in Delphi non me lo fanno così, che c'è un sottomenu che invece è un bel close all lì, pronto a disposizione. Quindi diciamo con le importazioni, vabbè, lasciamo un attimo lì perché poi va bene, ne proviamo qualcuna. Era giusto per far vedere che anche in questo caso ci sono un po' di soluzioni flessibili per andare a tirare dentro cose che stanno in un altro modulo, ecco. Quindi alla fine poi il succo era tutto quello, non c'era nulla di particolare. Ah, come argomento additional, giusto perché prima parlavo di programmazione oggetti, c'è la questione delle classi. Quindi io mi sono chiesto, ma in Python c'è la programmazione oggetti? Allora, da quello che ho trovato, la risposta è sì, però ci sono dei ma, nel senso che possiamo fare delle classi, però ecco, alcune, come dire, alcuni paradigmi a cui siamo abituati non sono propriamente replicati uguali uguali, perché è un po' come il discorso di JavaScript, cioè siamo in un linguaggio dinamico e quindi ad esempio rendere cose private non è così facile, perché tutti i tipi che scriviamo, le cose che realizziamo sono un po' un libro aperto, cioè sono dinamiche, possiamo sempre esplorare quello che c'è all'interno. E quindi non abbiamo un po' quello che in generale troviamo ad esempio in un linguaggio come C Sharp o Delphi, totalmente tipizzato. Cioè le feature ce le abbiamo tutte, però come dire, con diverse limitazioni. Quindi per fare un primo esempio mi sono chiesto, ok, supponiamo di fare una classe, come viene dichiarata? In realtà nel modo più era abbastanza semplice, perché adesso mi faccio una cartella, poi è un argomento un pochino, come dire, un po' controverso, nel senso che no, non vedo molti sviluppatori, quando vedo qualche webinar o così, utilizzare la programmazione oggetti, cioè non perché è un voler introdurre qualcosa di rigido in un linguaggio dove non ce n'è bisogno da questo punto di vista. Però se voglio usare le classi le posso utilizzare, quindi il supporto da un certo punto di vista c'è. Però dovrei un attimo approfondire anche un po' di più l'argomento, perché ho fatto qualche prova, ma la prova che ho fatto era creare una classe dog, quindi che, come dire, rappresenti un cane che faccia diverse azioni, tipo lo vado a creare, gli metto il nome e l'età del cane con le caratteristiche, e gli faccio fare anche, cioè, classico, le classiche azioni tipo seduto, girati, e cioè metto un po' di codice e faccio un po' prova di come funziona questa classe. Creare una classe è abbastanza semplice, perché il concetto è sempre c'è la parola chiave class, e cioè, tutto si basa sempre sull'indentazione. Quindi per convenzione le classi hanno l'iniziale maiuscola, class dog, ok, e quindi voglio iniziare a scrivere la classe, banalmente vado a capo,
e qui posso iniziare a mettere i contenuti che fanno parte della mia classe. Ad esempio, supponendo di voler mettere dei campi o mettere un costruttore, la cosa che devo inserire è intanto il metodo costruttore. Quindi proviamo a definire un costruttore, o più in generale i metodi come li definiamo? Semplicemente con def. Così come facciamo le funzioni, con def creiamo i metodi perché sono metodi, perché sono dentro la classe. Quindi la dichiarazione, la struttura è la stessa delle funzioni. Quindi, ad esempio, se voglio dire a un cane di girarsi, posso mettere sit, siediti oppure roll, cioè creo questa sintassi con la funzione, metto i due punti e poi vado a implementare il corpo del metodo. Questa tecnicamente non sarebbe del tutto corretta perché manca qualcosa, ma vediamo come dire strada facendo. Allora, prima di tutto il costruttore, quindi def. Poi ci va il nome del metodo, e qua è un po' strano, quindi questa è proprio appunto una parte che devo un po' approfondire. Il costruttore si chiama così, ha doppio underscore, init e un altro underscore. Quindi questo è il costruttore. Generalmente tutti i metodi, quindi questo è il costruttore per convenzione, i metodi che... Cioè, l'interprete lavora così: quando andrò a creare un oggetto, il metodo costruttore per convenzione deve avere questo nome. L'interprete lo sa, lo cerca e lo va a creare e lo va a invocare. Quindi non ho delle parole, cioè non ho delle parole chiave del linguaggio per definire, ad esempio, degli elementi private. Non ho una parola chiave constructor, non ho questo tipo di supporto. Ho delle convenzioni che mi consentono di far funzionare questa roba come una classe convenzionale, però come dire, non è un linguaggio, come dire, dove la OP è il principe come paradigma. Questo direi che è evidente. Il costruttore è fatto così: tutti i metodi della classe hanno generalmente, anzi hanno tutti, un primo parametro che è self. Questo perché suppongo che l'interprete passi continuamente l'oggetto come parametro, e non essendo una cosa implicita, ma dovendo dichiararla, ci vuole questo parametro self per raccogliere il riferimento all'istanza, in poche parole. Quindi tutti i metodi che noi vediamo della nostra classe avranno tutti questa parola chiave, compreso in questo caso il costruttore. Poi, assieme a questo, io posso, che non vuol dire che dovrò specificarlo come parametro, cioè nella dichiarazione lo metto, però poi userò il metodo in maniera normale, cioè questo è una sorta di parametro che aggiungo, ma che poi nella chiamata ai metodi diventerà implicito, quindi non devo replicarlo ovviamente, ma facciamo un passo alla volta. Ci metto name e ci metto age, l'età del cane, e in questo caso ho definito un costruttore. Costruttore come può lavorare? Mettiamo che siano parametri da salvare all'interno dei campi, uso quel nome self per andare a creare il campo name, ad esempio, mettendoci il valore di name, e poi self age uguale age, cioè uso il riferimento all'oggetto che mi viene passato per andargli a creare dinamicamente due proprietà, due campi alla fine con questi valori. E posso, come per le funzioni normali tradizionali, mettere la documentazione: inizializza una istanza, inizializza l'istanza con nome ed età del cane. Ok, una cosa del genere. Posso documentare anche la classe. Vado qui e ci scrivo. Rappresenta un cane con cui posso interagire. Tiè. Non mi ricordo se questa va indentata oppure no. Sì, perché qua è indentato il def, è la prima stringa e sta qua sotto. Quindi anche questa andrà messa così, giustamente, perché comunque è una struttura e se c'è la stringa vuol dire che lui si trova a fare questa roba qui.
Quindi in questo caso ho creato un cane, lo inizializzo. Voglio usare questa classe. Invece di scrivere tutto qui, proviamo a fare un altro modulo e importarcela, così facciamo entrambe le cose. Allora, questo lo chiamo Program Python. Farò un from, nome del modulo dog, import dog. Dovrebbe funzionare, mi viene da dire, perché non è una funzione, una classe, ma in questo modo l'implementazione la lascio di là e qui mi vado a importare il tipo di dato. Una volta che ho fatto questo, se voglio lavorare con un'istanza, la devo creare in questo modo, direi my dog. Quindi questa è la variabile uguale e chiamo il costruttore, cioè il nome della classe, passando name e age. Allora, il nome è Muffin, che è il cane di mia sorella, e l'età è, boh, 2 anni, 3 anni, non mi ricordo, c'ha un paio d'anni forse. Come si vede qui nei parametri mette name e age, cioè io sto usando il nome della classe, questa è la sintassi per creare un oggetto e lui, sapendo, andando a vedere nel metodo init, che è il costruttore, trascurando questo, quali parametri ci sono, mi propone questi due qui. Quindi vuol dire che, cioè, c'è una convenzione, ma l'interprete la vede e nell'editor me lo trovo anche documentato. Tanto vedo che mi scrive anche l'help, se vado qua sopra, non mi dice nulla dal punto di vista. Non mi dà documentazione, no. Ok, fa lo stesso, cioè probabilmente non è l'editor che non me la scrive. Quindi cosa potremmo fare per testare? Beh, scriviamo, facciamo un toString, anzi no, prima facciamo questo, print stringa formattata e scriviamo il nome del mio cane è, poi mettiamo tra graffe, importiamo my dog.name, perché sono i campi che abbiamo creato col costruttore, e a cos'è my dog.age anni di età, così. Io provo a eseguirlo e vedo che ci salta fuori, vediamo se funziona. Mi è scritto il nome del mio cane è Muffin e ha 2 anni di età, quindi vuol dire che in qualche modo questi valori sono passati, ha creato l'oggetto, sono stati passati ai campi, i campi sono stati inseriti nell'oggetto, quindi io li posso leggere. Quindi anche qui, ad esempio, ho visto in giro, cercando in giro, documentandomi un po', che non c'è la parola chiave private. Se voglio creare qualcosa di private, c'è scritto che per convenzione metto davanti un underscore. Se ne metto due, mi pare di aver letto che l'interprete, come dire, fa una sorta di magheggio, ovvero offusca il nome di quel campo, gli dà un nome che è difficilmente individuabile. Cioè, il concetto è che non posso nascondere delle cose qui, incapsularle, se non basandomi su convenzione. Cioè, se uno dei campi lo chiama, ad esempio, self.razza o family, non so, una cosa del genere, e qui gli metto un valore, ecco, se questo campo ha l'underscore è totalmente lecito, però io da utente, se mi trovo a scrivere mydog.family, cioè sto usando un campo, lo vedo e c'è un underscore davanti, sto, come dire, violando una regola formale, cioè chi ha messo quell'underscore mi vuole segnalare che è un campo privato, cioè me lo lascia lì in modo che io lo vedo, ma non dovrei andarlo a toccare in qualche modo. Quindi il campo c'è, come c'è init, come ci sono altre cose, però non dovrei
cioè potrei leggerlo, ma non dovrei andare ad accedere o comunque modificare quel valore. È un modo per dire: guarda, c'è, ma è ad uso privato. Se ne metto due, penso che faccia un tipo di offuscamento, comunque che non sia più così facile individuarlo. Adesso ci provo, ma beh, qui me lo fa vedere lo stesso. Però non lo so, vediamo se sì, non ha fatto una piega. Non mi ricordo qual è la convenzione, però appunto, la questione è non ho private, sono qui è molto simile più a JavaScript come tipo di funzionamento, ovvero ottengo una programmazione di oggetti, ma uso in realtà degli escamotage, sono un po' dei contenitori. Non è proprio il suo ambito da questo punto di vista, forzare delle tipizzazioni. Chiaramente posso mettere dentro altri metodi, ad esempio def, non uso i doppi underscore, ma ad esempio faccio un toString self. Per essere metodo self, ho visto che va sempre passato, altrimenti non è un metodo. E qui dentro posso scrivere qualcosa del genere, cioè converto in stringa, metto una versione stringa di rappresentazione di questo oggetto cane. Qui poi ovviamente dovrò scrivere self, non my dog, cioè me stesso. Quindi diciamo che noi siamo abituati, ad esempio, tipo in Delphi, averci il parametro self implicito. Ecco, qui è implicito nel senso che lo devi sempre mettere, lui te lo passa, ma come dichiarazione ce lo devi mettere. Tutte le classi che vediamo hanno questo tipo di, almeno quelle che ho visto io, hanno questo tipo di convenzione. Poi potremmo dire, non so, fare un metodo sit plus lats, come chiamarlo. Anche questi li possiamo documentare, tipo fa sedere il cane. Come fa? Beh, print il cane si è seduto. Cioè, ovviamente sono metodi puramente come dire illustrativi. Faccio un copia incolla, oltre a sit ci mettiamo boh, roll over, fa ruotare il cane su se stesso. Questo che cosa fa? Restituisce una rappresentazione testuale dell'istanza. Quando è che la classe è finita? Qui, cioè non c'è bisogno di mettere un end. Nel momento in cui io qui vado a creare un altro costrutto, scrivo del codice. Cioè, il codice viene eseguito sequenzialmente, quindi lui prima definisce la classe e poi va avanti nell'esecuzione. Per cui questo programma l'avrei potuto scrivere anche di qua. L'importazione dei moduli la si può fare, da quello che ho visto, in qualsiasi punto, eh. Cioè, qui ad esempio importo una classe, mi serve qualcosa da un altro modulo, scrivo from module import quello che mi serve. E poi vado avanti e poi a un certo punto, se mi serve qualcos'altro, import e scrivo un'altra cosa ancora. Cioè non c'è una sezione, per dire, da quel che ho visto, dichiarativa dedicata alle importazioni. Cioè quando ho bisogno di qualcosa io pesco e vado a recuperare. Insomma, ci sono un po' di idiosincrasie per uno che è abituato a dei linguaggi tipizzati. È una cosa che, come dire, è un po' strana, quindi questo formalmente non si fa se è dichiarata così, cioè non dovrei toccare quei campi che hanno il nome impostato così, però posso fargli fare delle cose, quindi chiamato un metodo, come si fa? Gli posso dire di sedersi, quindi questo è normale sintassi di oggetto punto rollover, girati, non ha parametri oltre a self e quindi non li vado a specificare, ma in questo modo posso andare a invocare delle operazioni, tipo spostati a, potremmo fare un
qualcosa che dice self x uguale 0, self y uguale 0 quando parto, e tra i metodi potrei avere un def move self, perché tutti i metodi hanno self, x e y sono i parametri. Poi c'è due punti e qui scrivo il codice. Spostare il cane nella posizione indicata, ovvero andrò a fare self x uguale x self. Mi viene un prurito, mi viene una voglia di metterci un punto e virgola là. Qui ci manca una chiusura. Ok, a posto, così. Quindi ora si trova in questa posizione, due punti, self.x per alta interpolazione self.y, così abbiamo anche questo. Quindi vediamo cosa stampa in questo caso. Devo ricordarmi sempre di salvare il file. Ma qui lo sto stampando letterale. Ok. Mi sta stampando sempre lo stesso messaggio, perché questo lo devo sostituire con my dog.toString. Parentesi, niente parametri, e qui fa la chiamata. Quindi mi va a scrivere il nome del cane Muffin, 2 anni di età. Ora si trova in questa posizione 0x0. Quindi io lo. Vabbè, questo non è corretto impostarla così, quindi non lo faccio. Posso andare a chiamare dei metodi sit e rollover, cioè girati oppure siediti, come do praticamente gli ordini al cane. Per cui, e se lanciamo lo script, vediamo che combina. Troviamo il cane si è seduto. Il cane si è seduto. C'è un errore di copia e incolla, mi immagino. Il cane si è aggirato su se stesso. Ah no, ho lanciato. Ecco, se lancio questo script, quella classe, lui definisce la classe, poi non fa niente. Quindi esce, devo lanciare questo perché importa. Ora si trova in questa posizione, si è seduto, ha girato su se stesso, quindi ha fatto tutte e due le operazioni. Come faccio ad alterarlo? Scrivo mydog.move, accento, anzi facciamo 400 e 100, non so. E poi scrivo di nuovo questa roba qui. Quindi è 00, adesso è in posizione 400 e 100. Quindi lui stampa i valori dei campi. Se io faccio la move prevede che i valori che passo vengano impostati i campi x e y. Quindi se all'inizio non c'è uguale 0, dopo il come dire, il valore sarà uguale a quello che vado a impostare qui, quindi niente di più, niente di meno, però sto già, come dire, facendo un po' di esercitazione sulla mia classe, la sposto, lo faccio girare. Chiaramente questo è un cane virtuale, molto meno di un cane virtuale, quindi in un certo senso tutto simulato, però nell'ottica della programmazione oggetti fa vedere come creare sia i campi che i metodi, e non è che si va poi più tanto lontano. Se scrivo invece your dog, qui scrivo Lucky, come Lucky Luciano, e ha 9 anni. Potevo metterci anche tipo maschio o femmina, che forse aveva più senso il genere, però vabbè. Se faccio un print di my dog underscore
Com'è che l'ho appena chiamato? Ah no, scusa, l'ho chiamato Your Dog. Your Dog. Avremo sempre che ci dirà, guarda, Dog Object mi ha dato un errore. Non ho capito perché qui c'è questo errore. Ah, ma che stupido. Se stampiamo your dog, no, ok, sono io che sono. Ho dimenticato un toString. Cioè, se stampo un oggetto, lui tenta la conversione in stringa usando però il metodo predefinito. Quindi la stampa dell'oggetto è stampare questo con nella sua rappresentazione testuale, cioè mi sta dicendo. Se stampi un oggetto, lui mi dice che è un oggetto dog che sta a quella locazione, questo è il suo puntatore. Se voglio avere quella stringa, devo chiamare appunto toString e quindi farmi dare quella rappresentazione testuale che ho preparato prima e adesso funziona, cioè scrive cane muffin, 2 anni di età, è in 400 e 100 perché l'ho spostato. Sono andato a creare l'Aki e gli ho detto stampati, mi fa vedere che non parte proprio da zero, ma già ha i valori che io passo, il nome, gli anni. La posizione è ancora quella, ma io posso dirgli censiamo un nuovo cane e poi facciamo un bello spostamento al 100-200 e poi lo stampo. Qui in fondo mi viene indicato. Mi indica poi solo queste qui, come che il mio cane è partito, l'Aki è partito da 00. Quando lo stampo, stampo tutte le informazioni di contorno, quanti anni ha, come si chiama, eccetera, e poi vado a stampare questi due valori che a differenza dei primi sono un po' forniti di serie e per inizializzare l'oggetto, mentre questi vengono cambiati dinamicamente. Altre cose, bah. Qui potremmo, invece che dire il cane, potremmo dire siccome formattiamo, abbiamo self, scriviamo self.name, così chi si è seduto, mettiamo il nome del cane, self name, magari title, anche se vedo che io l'ho usato dappertutto, il maiuscolo, quindi title fa le iniziali maiuscole come abbiamo già visto. Mi scordo sempre che devo lanciare qui. Quindi mio cane, 2 anni di età, si trova qui, si è seduto, ha girato su se stesso e poi sono andato a rivedere le proprietà e hanno subito un cambiamento. Dopodiché ho provato a creare l'altro, spostarlo e anche quello fa una rappresentazione testuale. Quindi, però tecnicamente sono due oggetti distinti della stessa classe, cioè se gli faccio stampare questo e gli faccio stampare l'altro, lui mi stamperà due stringhe, sorry, c'è una parentesi troppo. Mi stamperà questi due valori, cioè mi sta dando i valori dei puntatori, mi dice un oggetto, mi dà il tipo, modulo e classe di appartenenza, mi dice che è stato istanziato e che qui c'è il, come dire, il suo codice, c'è il suo riferimento. Se voglio fare un test che sia un riferimento, posso dire other dog uguale your dog, ad esempio. E se vado a stampare other dog, dovrebbe avere proprio lo stesso identico valore. Infatti vediamo che qui c'è un valore, un po' di 0 c'è questo,
poi c'è questo. Sono vicini, però questo c'è il primo isolato e poi ci sono i due che ho creato a partire dai feedback che c'erano in che ho creato da creando appunto le variabili da prendendo il valore da un riferimento esistente, quindi praticamente ho due variabili che stanno puntando lo stesso cagnaccio, potremmo dire. Quindi ci sarebbe molto altro da sperimentare, però come dire, non qualcosa si può fare, dicevo, però non è così indispensabile. Qui c'è anche una classe ben scritta con tutta la documentazione, però direi che più o meno quello che si riesce a fare, posso ereditare. Non ho provato a fare un erede, no, non ho fatto ancora questa prova, però vabbè, in realtà volevo dedicare poi un capitolo a parte sulla programmazione oggetti, però iniziare a vederlo per dire che si può fare anche questo tra le altre cose. Quindi abbiamo un po' tutte le feature e questo è un po' il come dire, le funzionalità basic che possiamo ottenere già divise in moduli diversi, quindi già funzionali, ma ci sono delle cose che mi interessano di più perché l'obiettivo poi in realtà è arrivare il prima possibile a vedere, come dire, delle cose già più applicative. Quindi non voglio stare a scrivere una marea di codice. Dovrei prendere qualcosa da bere, quindi mi abbandono un attimo la postazione e poi torno subito, così sperando di non tranciare il cavo di rete. Non si apre. Eccola. Ci voleva. Allora, diciamo, se imposti un valore sulla prima classe, anche la seconda, cioè intendi l'oggetto in realtà. Cioè, tu intende questo. Adesso faccio una prova, recupero i due file. Cioè, tu dici che se stampo, allora, my dog, ok, fa tutta sta roba qui. Lo importo, lo stampo, gli faccio fare un po' di roba e lo stampo. Crea un altro e lo stampo. Quindi tu dici, se imposto un valore sulla prima classe, anche sulla prima classe, anche la seconda prende lo stesso valore, cioè tu dici, scambiando il riferimento, se io uso other dog e gli vado a cambiare il nome, questo diventa Pluto. Anche your dog dovrebbe cambiare, direi di sì, perché il riferimento è lo stesso, l'oggetto è lo stesso, quindi cioè mi dice proprio un object a quelle coordinate. Quindi io invece bevo un gelato. Lo bevi perché si squaglia all'istante, cioè, proprio non si fa in tempo. Ho preso dei Luke, però mi sto gustando più lo stecco, perché il resto va via che è una meraviglia. Allora, ristampiamo alla fine di tutto tutti i nostri your dog to string.
toString, chiamato toString perché è il classico metodo. Parte che qui, beh, per andare bene andava bene, però lo metto all'inizio. Qui ho scritto una roba bruttissima, che però avrebbe funzionato. Sì, direi, cioè, l'evidenza è qui sotto. In realtà non si nota perché, aspetta, faccio così. Ok. E così si nota your dog otherdog.name. Se print, se stampo, se printo my dog your dog, dovrei vederlo cambiato. Quindi esatto, quindi lui dice il nome del mio cane Muffin a 2 anni di età, e poi mi fa la stringa toString che stampa tutta questa roba qui. Gli dico sit, si è seduto, ha girato, lo vado a spostare, lo ristampo, e lui mi dice che ha 2 anni di età ma ora si trova in questa posizione. Poi c'è la parte di your dog, dog lucky 9 anni, lo sposto in 100-200 e vado a fare un print, e lui mi dice che lucky a 9 anni di età si trova qui. Poi ho stampato, invece che i toString, ho stampato proprio i puntatori, cioè ne ho creato uno nuovo che prende il valore che c'è in your dog, e poi gli ho fatto stampare i puntatori, che è interessante perché anche se non il valore non dovrebbe essere significativo, in realtà mi fa vedere, perché ad esempio in .NET non mi dà questa informazione, in .NET non ti fa vedere indirizzi perché tu non devi giocare con i puntatori, quindi. Però qui mi fa vedere chiaramente che per my dog è un oggetto che è di tipo dog, che sta nel modulo dog at questo indirizzo. Your dog e other dog, che sono le due variabili stampate, puntano allo stesso, cioè questo mi direi che è esattamente identico, quindi vuol dire che le due variabili sono puntano allo stesso oggetto. Tant'è vero che se uso other dog a cui ho segnato your dog e cambio il name in Pluto, se poi vado a stampare your dog, il cane Lucky adesso si chiama Pluto e si trova sempre nella stessa posizione, quindi la posizione è sempre la stessa. Però il nome è cambiato, ma l'ho fatto tramite un altro riferimento. Deve essere così perché il mio oggetto potrei passare anche come parametro a un metodo, quindi il riferimento me lo porta in giro, quindi il valore, il concetto di reference type, cioè il fatto di avere oggetti, quindi c'è uno spazio dove vengono allocati e la variabile contiene come valore il riferimento, se copio il valore copio giustamente il riferimento, e quindi con entrambe le variabili posso arrivare a cambiare le caratteristiche dello stesso praticamente dello stesso cane. Tre variabili, ma qui di cani ne abbiamo due, non ne abbiamo tre, quindi sono sempre gli stessi. Però sì, non ci sono le feature, però è un po' farraginoso dal punto di vista dell'OP. È molto più elastico con le altre strutture, che sono quelle tipiche con cui lavora e che vengono utilizzate. Almeno è fresca. Ah. Quindi no, volevo passare un po' oltre per fare un po' di cose un pochino applicative, però già che ci siamo, però bisogna di cercarmi qualche notizia in giro, vediamo sul browser. E Maronna, aiuto, questa scheda bianca mi ha illuminato. Volevo vedere come si ereditava, ad esempio, e creare magari qualche classe più. No, non voglio il corsi Udemy, non voglio. Ok, definire una classe, questo l'abbiamo fatto. Ok, classi, istanze.
Ah, ecco perché ho usato il coso dog, l'avevo trovato anche da un'altra parte, quindi. Allora, mi sto leggendo un po' di cose volanti così da sperimentare. Quindi gli attributi, quindi conferma che gli attributi che noi creiamo all'interno del metodo init, quindi qui, sono attributi dell'istanza, quindi sono valori che sono specifici per un particolare oggetto, nel nostro caso un particolare cane, e quindi possiamo metterli anche all'esterno, ma diventano attributi della classe, quindi delle class var o delle static, se vogliamo parlare di, ad esempio, di C#. Quindi, ad esempio, qui fa l'esempio di species. La specie del cane, canis familiaris, Ivan III il Terribile. Questo, se non ho capito male, è un campo che però è una class variable. Questo è un instance variable. Ah, me lo dice pure, quindi. E allora dillo. No, sparisce quando ci vado sopra, ma si vede. Instance variable X di classe dog, e questa è una class variable, quindi vuol dire che tutti gli oggetti condividono questo campo. È come definirlo shared, static, class in Delphi, quindi classico metodo statico. Quindi il valore va impostato fuori dall'init in questo caso. Bello l'esempio, ok. Come inizializzare un oggetto l'abbiamo visto. Quindi vabbè, qui scrive una roba del genere, ci scrive dog tra parentesi, ok. Vabbè, qui intanto dovremmo importare il modulo, però quello che fa è creare un oggetto e ti stampa l'indirizzo, quindi non è proprio significativo. È meglio il programma che abbiamo scritto noi, dove almeno il valore ce lo salviamo e lo usiamo. Vi fa vedere un po' come cambiare alcune proprietà. Ok, attributi di istanza di classe ancora, li ho già visti. Ah, ok, fa vedere che inizialmente c'era un costruttore senza parametri. Ok, poi sono stati aggiunti, va bene. Fa vedere che se noi lo creiamo senza quei parametri si dovrebbe arrabbiare tanto. Tipo incomplete dog uguale dog, non mettiamo name age, se lo vado ad eseguire. Mi dice appunto che dog init, quindi questo ci fa capire che da qui lui l'interprete va a cercare direttamente il metodo init, e mi dice guarda che mancano due parametri posizionali, tra l'altro obbligatori, required name age, quindi è anche abbastanza esplicito, mi dice cosa sta andando a richiamare con questa scrittura. E mi dice anche quello che manca, quindi se non lo valorizzo non posso creare un'istanza dell'oggetto perché non ho messo un costruttore vuoto di default, cioè vale un po' più o meno quello che vale negli altri linguaggi, ma valeva la pena dargli un tentativo. Ok, si può accedere usando la dot notation e questo ci sta, cosa che abbiamo già fatto. Ok, al campo si può accedere in tutti i modi, cioè possiamo scrivere my dog species, se ho capito bene quello che ho letto, ma non ne sono così sicuro, però proviamo. Lo lancio e in fondo, ok, scrive canis familiaris in tutti e due i casi. Quindi alla variabile che è in realtà condivisa tra tutte le classi ci si può arrivare in entrambi i modi, cioè sia con un'istanza ma anche col nome della classe. Diciamo che questo è imprescindibile perché altrimenti vuol dire che devo creare un oggetto per accedere a un'informazione che è legata alla classe,
non avrebbe mica senso. Quindi instance methods, ovvero come fare i metodi. Quindi un metodo di istanza, appunto, abbiamo detto, lo si riconosce perché il primo parametro è self, al punto che qui lo scrive anche in colore diverso, quindi ce lo fa anche in questo caso capire. Instance method, abbiamo provato metodi vuoti dove c'è il self, quindi vanno chiamati nel programma senza passare dei parametri. Cioè qui ovviamente questo è ok, invece nella move ha bisogno di due parametri posizionali, se non li passo si arrabbia, quindi quello ok, l'abbiamo provato. Altre cose che possiamo provare, ereditare da altre classi, esatto, è la cosa che mi serviva. In realtà mi sembrava di averlo visto, di averlo fatto, ma magari non mi ricordo io. The full definition dog of the class. No, ok, questo è sempre lo stesso esempio di prima. Ah, tra parentesi dovrebbe essere, cioè, se voglio definire ad esempio il bulldog come una classe specializzata di cani, a parte che a quel punto sarebbe conveniente chiamare questo file, non c'è un rename per caso, no, ovviamente manca. Facciamo una cosa del genere, save as, facciamo dogs, perché ce ne mettiamo più di uno. Qui importiamo from dogs import dog, e dopodiché rimane tutto com'è, perché volevo mettere una classe creata da questo tipo. Qui fa il bulldog, ok, se voglio, e poi c'è pass, perché non ho voglia di mettere nessun contenuto. Ho fatto una classe che è un oggetto vuoto, però se in bulldog ci scrivo tra parentesi dog, questo dovrebbe poter voler dire che è eredito da quella classe, almeno stando qua la documentazione. Per saperlo è semplice, potrei fare un metodo di test dove passo self, ok, e qui dentro scrivo print self punto, ok, li vedo tutti, quindi self.name, a quel punto il gioco è fatto, va bene. Cioè, se vado a creare quindi il mio bulldog, bad dog, bulldog, dovrei mettere inizializzazione, dovrei mettere anche tutto il resto probabilmente. Cioè qui cosa gli posso passare? Niente, niente. Bad dog punto, che metodo ho chiamato qua, test, dovrebbe scrivere le funzioni che vedo di qua, cioè devo scrivere il nome di questo cane. Quindi il bulldog non introduce nulla, ma mette una parte di logica. Se lo faccio eseguire, vediamo se scioppa. Si direbbe che scioppa. Most recent course. Bulldog is not defined. Ah, scusa. From dogs import dog e bulldog. Sono dimenticato di importare questo identificatore, quindi non può funzionare. Do lo start, non funziona lo stesso perché, ma ah, ok. Allora era come mi aspettavo, cioè name age sono come dire sempre ereditati, e quindi il costruttore richiede sempre questi parametri. Brutus, visto che è un bulldog, e età, boh, 5 anni, quindi. A questo punto, se lo lancio, lui scrive Brutus perché nel test c'è scritto print self name. Però ecco, invece che print self name, se io facessi un print self.toString, vuol dire che andrebbe a chiamare la stringa del metodo ereditato. Vediamo se il bulldog si qualifica correttamente. Se sì, vuol dire che fa esattamente questo giro.
Il nome del mio cane Brutus ha 5 anni di età, si trova in posizione 00. Quindi sono andato a creare un discendente derivando dalla classe base. Posso aggiungere dei metodi che sono solo suoi, ma anche accedere tramite self. Quindi self è un po' l'oggetto inizializzato con tutto ciò che c'è nella classe base e quindi vado ad aggiungere potenzialmente delle cose o a richiamarle. Però, essendo che il print lo richiamo e non lo ridichiaro, non c'è un'implementazione di print a queste parti, vuol dire che è reddito da dog, lui lo cercherà qui. Qui il parse mi sembra di non averlo usato. Test, fa il test to string. Dovrei vedere da dove ho preso il pezzettino di codice, però si può anche ereditare. Altre cose che può essere utile sapere se cercando di capire dal codice che vedo se fa cose particolari, ma direi di no. Vabbè, nel senso che poi adesso mi metterò un promemoria per fare un po' di prove. Alla fine c'è sempre il modo di incapsulare, quindi di usare queste scatoline, sono proprio dei contenitori di funzioni, anche se non sono propriamente le classi che noi siamo abituati in un certo senso a utilizzare. Andato giù di nuovo? No, non si è ricollegato per sbaglio, no, c'era tutto a posto. Ok, visto che abbiamo visto un po' di cose, quindi come importare dei moduli e come mettere nei moduli delle funzioni, e in questo caso invece quello che abbiamo inserito è una classe, e nel nostro programma separato abbiamo fatto sia l'importazione del modulo, sia in questo caso andando a indicare, vabbè, qui ci stava anche, se qui mettiamo un asterisco invece che le classi specifiche, vuol dire che ogni nuovo dog che andremo a implementare sarà visibile all'interno di questo modulo, perché noi diciamo importa tutto, quindi se di là aggiungiamo qualcosa qui lo vedremo. Se invece segnalo che ho bisogno solo di queste due cose, non potrò usare altri tipi, a meno che non metta ovviamente nell'import quello che importo nell'elenco, altrimenti non è visibile. Quindi ogni modulo, se prende cose da altri, deve dire qual è il modulo e cosa prende, uno di questi criteri, e gli altri faranno la stessa cosa. Alla fine quello che viene costruito dall'interprete è un insieme di moduli inizializzati nell'ordine corretto, perché viene ovviamente privilegiato quello che non dipende da nulla, ma che ha molti moduli che dipendono da loro, fino all'inizializzazione completa del sistema software, che poi può finalmente eseguire e fare le operazioni che devono essere fatte. Abbiamo visto anche qualche tipo di dato float, abbiamo visto fare classe, ereditarle, come esercitarle, quindi direi che questa settimana possiamo anche fermarci qui, forse, anche perché è quasi quasi mezzanotte giovedì, cioè è massacrante questo, solo che al momento non riesco a cambiare giorno e ah, forse mi si è scollegato il telefono, ecco perché faceva. E poi c'è cane che abbaia, non morde, ma dà fastidio. Esatto. Quello è il proverbio della serata, quindi in conclusione da aggiungere al nostro esempio. Sì, avevo già preso l'esempio da questa pagina, secondo me, quindi avevo preso già da lì. Non ho capito perché non avevo provato anche ad editare, nei miei appunti non c'era cioè quest'ultimo step, che voglio dire almeno è la prima cosa. Avevo cercato i member privati, ma non avevo sperimentato anche questo. Comunque sulle classi ci torneremo la prossima volta, direi che possiamo iniziare a entrare nel vivo sperimentando un po' di funzioni, ad esempio quelle che ci servono per leggere dei file. Quindi andare a leggere magari dei file di testo interamente, riga per riga, oppure
andargli a scrivere, creare una sorta di JSON. Quindi vedremo anche che JSON è un formato embedded, cioè viene usato già di serie in Python, quindi non c'è bisogno di importare. Ci sono già delle funzioni, per cui non nasce povero, ma già mette un po' di cose che possiamo utilizzare per usare un, non un, un tipo di, come dire, un formato moderno, si può dire, di file, perché ormai JSON direi che è più che assodato, dovrebbero conoscerlo tutti, ma... E quindi mi sono iscritto su Telegram, visto che l'ho attivato da poco. Ottima idea. Pensavo che facessi una classe cat. No, basta classi. In realtà, quando ad esempio mi capita nei corsi, uso sempre l'esempio delle shape. Ma perché qui non sta arrivando ad esempio la chat? Adesso provo a dargli un refresh. Vabbè, proviamo. No, vabbè, poi magari ci torneremo sopra con degli esempi più calzanti, vediamo classi magari prese da altre librerie, però... Sì, cioè il concetto era chiaro. Tu dici facevo una classe cat perché sono più avvezzo col gatto che con il cane, ma perché questa l'avevo già trovata in giro e quindi tra l'altro sta dormendo. Attenzione, si è alzato, quindi potrebbe venirvi a salutare in live. Al momento si è alzato e è andato a mirare la ciotola. Quando arriverà e troverà che non è vuota, ma non gli piace quello che c'è, no, sta sgranocchiando, quindi attenzione. Si è rassegnato al cibo asciutto e non reclama della carne, per fortuna. Quindi, allora, quindi la prossima settimana, che poi in realtà io mi scordo sempre, a un certo punto andrò in ferie senza sapere, ma no, dai, il 21, il 28 fino per luglio siamo ancora super operativi. Tra l'altro leggevo di persone che si lamentavano perché sembra che fi entro fine luglio finisca il mondo, tutti vanno in ferie e quindi è un po' come Natale o fine anno, ci sono quei periodi dove lavori più degli altri mesi perché sembra che a un certo punto tutti debbano fare qualcosa prima di agosto e poi a settembre non so, ci riposeremo, dormiremo, quindi messaggio di prova delle 23 e 31. Sperimentando i tempi di latenza per vedere se ti accetti i caratteri o sì, devo un po' configurare questi automod, queste cose. Allora, boh, vediamo, troviamo qualcuno magari a cui eventualmente fare, se si può, un cosiddetto raidino. Potremmo andare a cercare, vediamo. Che non voglio che mi parta, no, perché vai sul mio profilo, grazie, che mi rallenti tutto dopo, che siamo andati bene fino a questo momento. Dopo finisce che il problema della classe cat è che la posizione XY deve essere fatta con random, esatto, deve variare soprattutto spesso, quindi nessuno che sviluppa. Vabbè, c'è Fabio Biondi, ma quello sviluppo fino alle 2 di notte e quindi quello anch'io, però in separata sede, non sto in live, altrimenti saremmo spacciati. C'è una speciale su X-File, se qualcuno è appassionato di X-File. Giochi a caso con c'è Retro Gaming, che di solito mi vado a vedere, giochi con la chat, cosa stanno giocando? Neo Geo stanno facendo. Oh, però che sviluppa, siamo veramente in pochi, nel senso che vabbè, dai, vado, troviamo Emulare Che Passione, se non l'avete mai visto, così, dove ci sono dei giochi un pochino vecchiotti, un po' che tra l'altro non gli faccio un raid, quindi provo a fare un salto da loro, vediamo intanto più che altro se riesco a, siccome tengo sempre adesso spento il
Provo a farlo come comando dalla chat. Ride channel. Nota, c'è che forse funziona anche da qui. Quindi poi provo a eseguire il comando. Ok, intanto io ovviamente vi saluto, vi ringrazio sempre. Non so in quanti siamo online perché c'è un contatore inaffidabile che oscilla in continuazione quasi come la mia connessione. Ho visto che col cavo di rete è più stabile, quindi sì, forse abbiamo un po' di canali impegnati dal punto di vista del, come dire, del wifi, e questo magari ha creato qualche problema, per cui d'ora in poi cercherò di tenermi il cavo, così almeno non, come dire, non scoppia, non cade la connessione che ci ha rallentato un po'. Abbiamo visto un po' meno cose di quelle che vorrei, ma la prossima volta andrà meglio, come suol dire, andrà meglio. Comunque andrà, sarà un successo, come suol dire. Quindi do l'appuntamento alla prossima settimana, a meno che non succedano cose imprevisti incontrollabili. Quindi vi ringrazio sempre della presenza, e siccome domani è venerdì, buon weekend e ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti e alla prossima. Rimanete per il ride, che approdiamo sul canale di qualcun altro e gli rompiamo le scatole. No, dai, facciamo. Dovrebbe far piacere di solito, quindi grazie a tutti di nuovo e alla prossima. Ciao, buon weekend.